Gentili ascoltatori di Radio Saius TV, RST, Saius, radiosaius.it di Treviso, un cordiale saluto da Massimo Bonelli in studio per l'edizione settimanale del notiziario Istria, oggi in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Vediamo dunque le principali notizie. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha comunicato l'avvenuta registrazione della Convenzione numero 2998, stipulata a Roma in data 26 maggio 2017, tra il MAECI, l'Unione Italiana e l'Università Popolare di Trieste per il programma degli interventi indicato dall'Unione Italiana ai sensi della legge 7301 e successivi finanziamenti per il 2017. A partire da settembre saranno dunque erogate le risorse relative ai progetti a valere sulla legge 7301, nonché i mezzi del fondo di valorizzazione per le comunità degli italiani per l'anno 2017. Giovedì scorso l'Unione Italiana ha potuto inoltre erogare i primi mezzi per il fondo di promozione per le comunità degli italiani per l'anno 2017, a valere sui fondi della legge regionale 1614 della Regione Friuli Venezia Giulia per il tramite dell'Università Popolare di Trieste a seguito della sottoscrizione della relativa scrittura privata UPT. Si tratta di un accordo corrispondente al 70% del valore totale del contributo regionale in attesa dell'arrivo dei restanti mezzi da parte del MAECI, mentre il restante 30% potrà essere erogato a rendicontazione avvenuta all'intero importo. Contestualmente a tale fondo e nella stessa misura percentuale sono stati erogati anche il fondo di riserva per la comunità italiani, nonché i mezzi per le attività sportive delle stesse. Lusso in piccolo. Il presidente e il segretario della giunta esecutiva dell'Unione Italiana Maurizio Trèmol e Marin Corva hanno incontrato ieri presso Villa Perla una delegazione della comunità degli italiani di Lusso in Piccolo guidata dalla presidente Anna Maria Saganic. La comunità degli italiani è attiva in diversi ambiti, corsi di italiano per bambini, 4 gruppi per un totale di 50 alunni, un laboratorio di cucina, un laboratorio di carta pizzo, il carnevale dei bambini della sezione italiana dell'asilo, ospitato al primo piano della sede comunitaria, mostre, eccetera. Dispone anche di un coro. La sede necessita la sede necessita di completare alcuni valori, lavori di manutenzione della cui rapida conclusione si farà carico l'Unione Italiana. La comunità risente dei problemi tipici delle isole, quali l'immigrazione dei giovani e la mancanza di una rete scolastica in lingua italiana che rappresenti una continuità con l'esistente scuola materna. A riguardo, i presenti hanno convenuto sulla necessità di approfondire il tema. Nel corso dell'incontro sono state esaminate le opportunità di una quanto più stretta collaborazione con la comunità degli italiani di Carso e di avviare corsi sia per l'università della terza età sia per i giovani, questi ultimi con una specificità direttamente legata a possibili sbocchi professionali. Ci spostiamo più a sud, andiamo a Pola. È stato celebrato il 18 agosto a Pola l'omaggio alle vittime innocenti della strage di Vergarolla avvenuta 71 anni fa, il giorno 18 agosto 1946. All'evento preceduto da una messa di suffragio al Duomo della città cantata dal coro misto della SAC Lino Mariani, hanno preso parte una delegazione del Libero Comune di Pola in esilio, il presidente e il Presidente dell'Assemblea della Comunità degli Italiani di Pola, Fabrizio Radin e Tamara Brusic. Ed il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, onorevole Furio Radin, Maurizio Trèmol, il Presidente dell'Università Popolare di Trieste, Fabrizio Somma, la Vicepresidente della Regione Istriana, Giuseppina Raccio.
Tiziano Sosic e Aleksandar Matić in rappresentanza della città di Pola, il console generale d'Italia a Fiume, Paolo Palminteri, e la parlamentare italiana Laura Garabini e l'assessore del Friuli-Venezia Giulia, Francesco Peroni. Veniamo dunque a Dignano. Si è svolta lo scorso fine settimana la 17ª edizione del Festival Internazionale del Folklore Leron, organizzato dalla locale comunità degli italiani in collaborazione con l'Unione Italiana e le Università Popolari di Trieste, grazie al sostegno finanziario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, con i mezzi annualmente devoluti alla comunità nazionale italiana in Slovenia e Croazia e del Consiglio per le minoranze nazionali della Repubblica di Croazia. Alla cerimonia di apertura, dopo la sfilata della banda d'ottoni di Visinada, hanno partecipato il Presidente dell'Unione Italiana e Vicepresidente del SABOR, onorevole Furio Radin, la Vicepresidente della Regione Istriana, Giuseppina Raiccio, il Sindaco e il Presidente della Comunità degli Italiani di Dignano, Claudio Vitasovic e Livio Belci. Durante le due serate si sono esibiti gruppi provenienti da diversi paesi europei, Croazia, Francia, Bosnia ed Erzegovina, Italia e Portogallo, portando sul palco coreografie e danze popolari. A fine serata del secondo giorno sono stati consegnati i premi Leron dal Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana Maurizio Tremol e dal Presidente della Comunità degli Italiani di Dignano Livio Belci, assieme ai vice sindaci di Dignano, Deriana del Caro, Raisia e Enea Codacci. Dunque, andiamo avanti. Abbiamo ancora, credo, un paio di notizie. Buie, in occasione dei festeggiamenti della giornata della città di Buie, la locale comunità degli italiani vi invita giovedì 7 settembre alle ore 19:30 alla presentazione degli atti sulla tavola rotonda, organizzata in occasione del 65esimo anno di costituzione del sodalizio buiese e dedicata ai 600 anni della dedizione di Buie a Venezia 1412-2012. Il tutto sarà anticipato alle ore 19 dall'inaugurazione della mostra personale Vibrazioni d'autunno di Claudio Ugussi. Entrambi gli eventi saranno presentati dal critico d'arte Marino Baldini. Concludiamo con l'ultima notizia da Dignano. Dunque, venerdì 25 agosto alle ore 21 presso la chiesa del Carmine di Dignano, in occasione del 250esimo della scomparsa di Giorgio Philips Telemann, avrà luogo il concerto Lo splendore del barocco, diretto dal maestro Romolo Gessi. L'orchestra da camera del Friuli-Venezia Giulia si esibirà eseguendo brani di Telemann, Haldl e Bach. Con l'orchestra suonerà il noto clavicembalista Roberto Loriggian, di origini dignanesi. Abbiamo il tempo ancora per una notizia. Dunque, venerdì 25 agosto siamo a Pirano, una bellissima città vicinissima a Porto Rose. Dunque, venerdì 25 agosto, dicevo, alle ore 19 presso la caserma del Parco Naturale delle Saline di Sicciole, ci sarà l'apertura Profumo di Sale, mostra dei lavori del gruppo fotografico CIP della Comunità degli Italiani di Pirano, guidato da Joey Palakovic. La mostra è organizzata in collaborazione con il Parco Naturale della Saline di Sicciole. In conclusione, una notizia di cronaca che ci è giunta poco fa. Ci spostiamo in provincia di Venezia, un po' terra comune, potremmo dire Istria e Venezia. È una notizia di cronaca perché oggi, mentre stiamo registrando, sono le 19:56 qui a Radio Sirius. C'è stato nel primo pomeriggio un po' di tensione, dei momenti di, diciamo così, di tensione in Jesolo, perché uno squilibrato è salito sul tetto urlando e soprattutto all'arrivo dei carabinieri e polizia. Ad un certo punto si è gettato nel vuoto e risulta ora all'ospedale
Ricoverato all'ospedale all'Angelo di Mestre, è stato operato, le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Con questa news, diciamo di cronaca, chiudiamo qui questo nostro se notiziario settimanale Istria Oggi, andato in onda in collaborazione con l'Unione Italiana di Fiume. Vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo sempre che RST Saius, radiosaius.it di Treviso, è la vostra linea diretta con l'informazione. Un saluto anche a tutti coloro che ci hanno seguiti dalle emittenti collegate a Radio Saius di taglio locale, che sono praticamente sparse a macchia di leopardo in tutta la nostra penisola. Buonasera.